Il mio motto, in modo ideale, è datemi un pianale e vi farò girare il mondo. Ecco. Ed eccomi qui, con il mio pianale e poco più. Dopo qualche settimana di stop, riprendono alla grande i lavori sul mio Italo. E finalmente ci troviamo per la costruzione del rialzo delle pareti. Sono state precedentemente preparate e piegate le lamiere di 30 cm in acciaio, dello spessore di 1,5 mm. Iniziamo con le pareti laterali, sagomando le lamiere con la medesima angolatura del telaio originale. Il primo problema che si pone è come fissare con la corretta angolazione ogni lato, e per questo si decide di creare delle piccole staffe di supporto che verranno momentaneamente saldate al telaio. Teniamo la stessa, gli stessi centimetri. Va bene, eh? Il secondo rialzo della parete longitudinale viene replicato in poco tempo e con la medesima logica anche il posteriore. Qui vediamo inquadrato Stefano Feci di Moduli Idea, direttore dei lavori che conosceremo tra poco. Abbiamo bisogno di una giunta per terminare il laterale, sperando che le misure prese ad occhio tornino, perché l'angolo sicuramente non perdonerà errori. L'angolazione finale ottenuta sembra ok, non rimane che fissare il tutto. Vamos! Ed ecco Italo con il suo bel rialzo terminato. La struttura è solamente puntata, i lavori continuano in carrozzeria per procedere con il fissaggio e le finiture. Tutte queste barre, barrette verranno tolte, tutta la struttura verrà messa a terra e correttamente saldata dal buon Paolo, il carrozziere, che se ne occuperà nei prossimi giorni, quindi è tornato qua da lui. I lavori procedono alla grande. Paolo ha saldato e stuccato tutto il rialzo e questo è il risultato finale. Mi vedi che il tetto te l'ho già fissato in 6 punti. Sì. Oltre a essere incollato, è già fissato in 6 punti. Sì. Questi. E con cos'è che l'hai riempito qua? Scusa? Con cos'è che l'hai riempito per incollarlo? Ah beh, ci sono delle colle apposite, sono colle apposite E questa qua bianca sia interna che esterna. Ok. Cioè, tu hai messo quella nera, quella sostanza nera. Sì. No, anzi, questa l'ha messa poi Stefano oggi, però è quella lì la colla. Sì, che è la solita che avevi usato anche per i vetri. No, è un'altra colla ancora questa. È diversa ancora perché ha delle altre caratteristiche. E tu questa gliel'hai aggiunta tu o l'hanno No, aggiunta no. loro? Davanti non Io ho gliel'hai aggiunta? risaldato tutto. Ok. E qua davanti invece deve ancora essere terminato. Allora, qui davanti, come ti avevo già accennato, lì ci va cambiata la guarnizione del vetro e ci ho messo quella alta che arriverà fino di quella parola. Là va ancora sigillato, eh? Però lì va sigillato quando andrà in verniciatura. Questa gomma qua viene presa e buttata nel rullo. Ok. E là in alto, qua è uguale, però là in alto è alta così. È più alto, sì. Ok? Perché si trova solo quello dell'ultimo momento. Ovviamente ci sarà ancora da lavorare, ma stanno facendo un ottimo lavoro.
Nei giorni successivi, Italo viene consegnato a Stefano di Modulidea, che inizia a lavorare sul tetto soffietto. Modulidea è certamente un'azienda che produce tetti a soffietto di ottima qualità, ma soprattutto è un affermato produttore di cellule abitative per pick-up, un segmento di nicchia che ora il buon Stefano ci presenterà. Allora Stefano, raccontaci un po' della tua azienda Modulidea. Ciao a tutti, Modulidea nasce nel 94 per soddisfare un'esigenza mia, la possibilità di avere un mezzo a quattro ruote motrici che mi permettesse di andare dappertutto e fermarmi in qualsiasi momento dove più mi piaceva. Quindi tu eri un viaggiatore che ha voluto costruirsi la propria casa su ruote, diciamo. L'esperienza è partita da due anni di viaggi quasi consecutivi prima del 94, quindi dall'87 all'88. E da lì poi è nata appunto l'idea di continuare in questa direzione. Visto che nessuno credeva nelle mie idee, a questo punto sono diventato io il costruttore. Artefice del tuo mezzo. Senza pensare minimamente a un discorso di lavoro, di quello che poteva diventare, quello che poteva essere. L'obiettivo era comunque quello di avere un mezzo da utilizzare quando si andava in giro. Quindi Modulidea parte così. Tant'è che dal 94 al 98 io ho continuato a fare impiegato, poi dal 98 è diventata invece l'unica attività. Ha preso il via e quindi si è affermato anche in Italia la domanda di questi... Si è sviluppata un po', anche se i numeri sono ancora decisamente contenuti rispetto a quello che può essere un mercato tedesco o un mercato francese. Però insomma, io nel mio piccolo, essendo artigiano e lavorando da solo, non posso che essere soddisfatto di quello che ho fatto. E alla fine è come se anch'io viaggiassi con i miei clienti, perché c'è qualcosa di mio comunque. C'è tanta Modulidea in giro per il mondo. Ce n'è abbastanza. Ho detto, nel mio piccolo insomma, ho lavorato. Si poteva forse fare di più, ma se pensi che fino al 2012 io lavoravo nel cortile di casa, nel garage di casa, quindi era un po' come i vecchi garagisti inglesi con le Formule 1, che partivano tutti dal garage di casa, no? Quindi ero un po' così anch'io. Poi invece dal 2012 sono in questa struttura, quindi da lì sicuramente è migliorato, solo la logistica ha migliorato il discorso produttivo. Certo. E come mai le cellule pick-up? Dicevi, tu eri un fuoristradista, avevi un pick-up. Come mai hai voluto sposare negli anni 90 questo metodo di viaggio? Perché avevo un fuoristrada vero, il pick-up, e perché appunto non mi serviva avere tanti fronzoli. A me interessava dormire e mangiare dentro e fermarmi ovunque. E la soluzione pick-up, che era un fuoristrada, quattro ruote motrici, con la cellula, per me è stata... E rimane ancora dal mio punto di vista personale, non dal punto di vista produttivo, rimane per me una soluzione ottimale. Quali sono le peculiarità di viaggiare con una cellula pick-up? Spiegaci un po' i vantaggi soprattutto. Un distinguo va fatto sulle dimensioni della cellula. Io non credo, e parlo a mio sfavore, io non credo nelle cellule enormi 8 quintali di peso appoggiate su un pick up che più delle volte risulta poi essere un doppia cabina. Quindi una cella di dimensioni ridotte appoggiata su un pick up vado dappertutto. In termini di altezza soprattutto, di ingombro in generale? Tutti i pesi, altezze, baricentri. Io non ho mai avuto in tutti questi anni nessun cliente che mi ha mai detto Stefano, se avessi potuto scaricare la cellula sarei andato oltre. No, con una cellula minimale ci vai. È chiaro che il pick-up è un veicolo particolare già di per sé. La cellula modifica qualche cosa, comunque ci metterai mezz'ora in più, però non siamo qui a fare competizioni, quindi insomma, le attenzioni con la cellula
su un pick up vanno comunque prese in considerazione, insomma, vanno valutate. Il mio motto, il modo di idea è: datemi un pianale e vi farò girare il mondo. Ecco. E da lì poi, assecondando le esigenze del cliente, confrontandoci con le mie esperienze di viaggio prima, lavorative e costruttive dopo, cerchiamo di trovare un punto che soddisfi le esigenze del cliente e che sia anche una cosa razionale. Parliamo un po' del mio furgone. Noi ci siamo ancora conosciuti prima dell'estate, ci siamo accordati per fare questo lavoro in cui avremmo alzato di qualche centimetro il veicolo per poi mettere uno dei tuoi tetti a soffietto. Descrivici un po' i passaggi principali dal tuo punto di vista. L'attività principale del modo di idea è comunque cellule grafiche. A fianco di questa cosa, con il tempo abbiamo visto che utilizzando gli stessi pannelli che utilizziamo per fare i tetti a soffietto delle cellule, si poteva pensare anche di fare dei tetti a soffietto su veicoli che non fossero diversi dalle cellule. Abbiamo cominciato con qualche fuoristrada, anche grazie, così come sempre, l'evoluzione del mio lavoro c'è stato grazie a suggerimenti dei clienti. Cioè, quando il cliente viene da me e mi dice: Stefano, perché non proviamo a fare così? Se per me il lavoro si può fare, gli dico sì, lo facciamo, ma l'idea, o come tutte anche le mie cellule, sono sempre partite da un suggerimento del cliente che mi dice: la facciamo così, si può fare? Sì, la facciamo. Quindi, anche col tetto soffietto è partita così, il primo tetto soffietto su un 110, addirittura di Defender 110, è stato il cliente a insistere perché io lo facessi. Tu non ti preoccupare, taglio io la macchina, tu mi fai quello che io ti dico e vedrai che il tetto viene fatto. E così è stato, e da lì poi piano piano abbiamo avuto la possibilità di fare anche qualche tetto soffietto. Il nostro tetto soffietto principalmente è un tetto, soprattutto sui fuoristrada, ha dei vincoli costruttivi, il tetto soffietto che noi proponiamo, dei vincoli costruttivi che ci obbligano ad avere una superficie dritta di appoggio del tetto stesso. E sul fuoristrada questo vuol dire che più delle volte non permette di avere la possibilità, per dimensioni del tetto che riusciamo a fare noi, avere la possibilità di avere un letto nella parte alta. E più delle volte quindi il tetto, soprattutto sui fuoristrada, era solamente un appendice che permetteva a chi utilizzava fuori strada di stare all'interno in piedi. Ti dicevo che secondo me non è neanche una brutta cosa non avere letto in alto, perché, ahimè, lo ammetto, per me personalmente non è ottimale. L'accesso o? Tutto, l'accesso, il funzionamento, dormi con un tetto aperto, sei più esposto al vento, sei più esposto ai rumori, dai più dell'occhio. Tant'è che cosa abbiamo fatto, è un po' quello che abbiamo alle nostre spalle, per ottimizzare l'utilizzo del tetto soffietto aperto nel momento in cui serve per dormire, abbiamo creato un secondo tetto contrario, certo, che permette di migliorare se non altro l'abitabilità. E da lì quindi siamo partiti, poi sei arrivato tu con il tuo daily, c'era da fare, la tua esigenza era quella di fare il letto in alto, ahimè. E quindi siamo partiti innanzitutto cercando di rendere più abitabile il daily, che di partenza era un ex carabinieri a tetto basso. Quindi abbiamo alzato di 30 cm con una struttura in acciaio il veicolo, e questa struttura ci ha permesso di ricavare una base di appoggio per fare il tetto soffietto. All'interno del veicolo poi verrà fatto un letto con pensile che appunto avrà una base di appoggio, si potrà alzare anche lui seguendo quindi un po' l'inclinazione del tetto, che sarà composto da una base in legno più un materasso di gomma piuma che appoggerà sul sistema Frolli per evitare formazione di condensa sotto il materasso. Parlaci un po' della composizione dei tuoi pannelli sandwich che utilizzi per le cellule e che utilizzerai anche per la parte superiore del mio soffietto. È un sandwich semplicissimo con petroresina interna e esterna. All'interno di questo sandwich ci sono 30 mm di styrofoam come isolante, e perimetralmente al pannello viene fatto una sorta di telaio in legno. Nel caso del tetto soffietto, perché su superfici abbondanti come può essere il tetto del tuo daily, evita questa struttura, con la spinta degli ammortizzatori tenda a imbarcarsi. Il pannello sandwich poi viene fatto naturalmente dimensionato
alla misura che ci serve, perimetralmente poi vengono incollati dei profili d'alluminio che sono di nostra produzione, sono nostri, non sono profili commerciali, e i quattro angoli sono invece dei semplici calotti in vetro resina che fungono esclusivamente da finitura. L'insieme del sandwich con il legno più l'aggiunta del profilo in alluminio rende la struttura molto rigida, quindi da questo punto di vista abbiamo trovato un insieme di materiali che ci permettono di avere una buona... Non possiamo confrontare un pannellato per come lo assembliamo noi con un pannellato di un camper tradizionale, non esiste. È strutturalmente diverso. Assolutamente. Certo. Noi la prima cellula a pannelli l'abbiamo fatta nel 2000-2001, che vuol dire 20 anni, sta girando tranquillamente e continuiamo ad avere degli ottimi riscontri da parte di tutti i nostri utilizzatori. Quindi sappiamo che cosa stiamo offrendo. Bene Stefano, io ti ringrazio molto. Adesso nelle prossime settimane terminerà il lavoro, quindi sarà un piacere venirti a trovare e vedere come viene concluso. Sicuramente sì, sicuramente andremo avanti col lavoro, continuando nella direzione che abbiamo impostato, e vediamo. Beh, là dietro già si vede che il risultato. La base c'è, quindi è solo piccoli lavori di finitura da qui a Natale. Beh, insomma, c'è. Certo, c'è ancora da fare. C'è ancora da fare, però insomma un punto di arrivo l'abbiamo raggiunto, adesso un traguardo, un primo traguardo parziale. Grazie a tutti, grazie ancora Stefano. Ciao, grazie a voi. Sento che sta andando tutto bene e che Italo è in buone mani. Almeno su questo fronte la preparazione al mio grande viaggio procede alla grande, con qualche intoppo e ritardo, ma tutto molto bene. Iscriviti al canale per non perdere il prossimo episodio, in cui vedremo finalmente il tetto soffietto terminato. Ciao!